E dopo il sindaco di Lariano, oggi parleremo di Marta Bastianelli, la grande campionessa mondiale europea di ciclismo che da poco tempo ha abbandonato il professionismo. Ne parliamo con Maurizio Mattacchioni. Eccolo qui, Maurizio. Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, Marta Bastianelli, tu sei il presidente del fan club di Marta Bastianelli. Come mai hai deciso, cioè tu con qualcun altro, diciamo, avete deciso di fare questo fan club? Allora, tutto nasce... E quando l'avete... Ecco, praticamente il fan club di Marta nasce dopo l'aver vinto il mondiale. Si dice che la maglia iridata porta sempre un po' di sfortuna e in effetti a Marta gliene ha portata tanta. Ha avuto due grossi incidenti e quindi nasce il fan club proprio perché avevamo capito che Marta non era una meteora, perché Marta già aveva vinto campionati italiani negli allievi, negli esordienti, nei juniores e aveva vinto altre gare. Era una grande promessa e quindi noi abbiamo creduto a Marta. E allora, siccome abbiamo detto che non pensavamo che era una meteora, a quel punto scatta l'idea, perché quando si è campioni tutti quanti salgono sul cavallo vincente. Quando poi si cade un po' in disgrazia, ti abbandonano un po' tutti. Allora, io l'ho conosciuta in quel periodo poi. Ecco, allora a quel punto scatta la molla per fare questo fan club. Inizialmente eravamo tantissimi, le persone che erano amanti del ciclismo, erano consapevoli che Marta era una grossa campionessa, ma che poi è come le corse, no? Si parte in tanti, si arriva in pochi, perché tant'è vero. Nella festa che abbiamo organizzato qui a Lariano eravamo proprio pochi, però grazie all'amministrazione comunale abbiamo fatto una festa bellissima dove c'è stata tanta partecipazione. Lei già l'addio l'aveva preannunciato un anno fa e non ha partecipato praticamente ai mondiali proprio perché era lo stesso percorso dove a Glasgow, dove ha vinto poi gli europei. E quindi che cosa succedeva? Che se per caso doveva vincere i mondiali, a quel punto non poteva lasciare più, e quindi ha preferito lasciare a Olbia con il Giro d'Italia, dove là pure si è visto, insomma, è stata acclamata da tutte, perché Marta poi in corsa era eccezionale, quindi andava d'accordo con tutti, non se la tirava mai perché era una persona umile, è rimasta umile così com'era. E dopo, diciamo, la festa qui a Lariano, c'è stata un'altra festa subito da una settimana di distanza circa. Sì, no? Noi l'abbiamo fatta il sabato, il venerdì l'altro giorno l'hanno fatta a Guardia Vomano, proprio sulla piazza dove abita lei. Dove risiede, sì. E devo dire che noi abbiamo fatto una bellissima festa e là non è stata da meno. Cioè, quello che mi è rimasto impresso della festa di Guardia Vomano è che praticamente c'erano tantissime personalità, ma proprio tantissime, dal prefetto ai comandanti di stazione, dei carabinieri, ufficiali, poi c'erano personaggi del... Tutto lo Stato Maggiore. Cioè, praticamente Marta è stata onorata in un modo eccezionale. E quindi poi hanno fatto il consiglio comunale all'aperto, dove è stata una bellissima manifestazione e hanno dato l'onorificenza a Marta con la cittadinanza onoraria. Cioè, quindi sai, come di solito si sa, allora Marta è nata a Velletri la voleva, Lariano la voleva, poi Notaresco, Guardia Romana, insomma ce la siamo un po' litigata. Però poi alla fine Marta è cittadina del mondo, non è cittadina... Quando uno è campione poi è cittadino del mondo, hai detto bene. Allora, tu che sai tutto di Marta, perché l'hai seguita per tanti anni, adesso cosa farà Marta? Marta da perché quello... io non ho avuto purtroppo ancora l'opportunità di incontrarla nuovamente, perché tu, come tu sai, io l'ho messa nel mio film, l'ho intervistata un paio di volte... E quindi poi l'ho perso un po' di vista, diciamo, ecco. Quindi tu ci vuoi dire qualcosa in più? Ma Marta intanto fa parte delle Fiamme Azzurre,
Quindi, siccome adesso c'è il professionismo, quindi non si riesce a capire se le Fiamme Azzurre continueranno con lo sport o meno, almeno con il ciclismo. E quindi Marta comunque ha il suo lavoro, la sua cosa. Però da quello che è stato detto l'altro giorno, credo che Marta abbia un futuro, non so, nella federazione Ecco appunto quello ciclistica, che pensavo io. avrà qualche cosa, perché perlomeno dalla regione, c'erano là assessori regionali e cose, cioè la collaborazione di Marta la vogliono in tanti, quindi Marta credo che avrà un Ma qui nel futuro. Lazio oppure diciamo dove abita lei? Ma il problema Lazio o Abruzzo non è un problema, l'importante è che comunque Marta vuole rimanere nel ciclismo, questo è, perché il ciclismo gli ha dato tante soddisfazioni e quindi Come tutti i grandi campioni, diciamo così. credo Poi che rimarrà nel ciclismo, poi è lei che deve decidere, dipenderà lei. a secondo di quello che gli prospettano pure, diciamo, Ma ecco. anche perché Marta ogni tanto viene chiamata pure in televisione facendo la commentatrice delle varie Quindi sarà gare, una nuova giornalista sportiva. quindi può darsi pure che avrà questo futuro, non lo sappiamo perché adesso è talmente poco tempo che ha lasciato e quindi. E quindi a questo punto possiamo soltanto dare un in bocca al lupo per un avvenire Radioso, radioso, dai. migliore, magari per altre prospettive, diciamo, Ma ecco. secondo me sì, perché quando uno è campione nello sport è campione anche nella vita, perché l'umiltà paga sempre, Fernando. Quindi sappiamo che Marta è rimasta umile, è rimasta quella che è, e quindi credo che avrà un futuro Successo radioso, anche in altre situazioni. secondo me sì. Allora, un in bocca al lupo a Marta e un saluto dal prof. Fernando e da. Maurizio Mattacchioni. Ciao. Grazie, buona giornata. Ciao.